ciao a tutti, ci troviamo in Villa Comunale dopo una mattinata per la raccolta dell'olio. Abbiamo ripetuto l'evento dell'anno scorso, siamo riusciti a raccogliere sugli 80 litri. Vi ricordiamo che dopo l'evento dell'anno scorso è aumentata la raccolta differenziata a Bacoli, è aumentata di un 20% ed è una raccolta del tutto gratuita. Infatti la Protec S.p.A. la Papa S.p.A. la vengono a ritirare, la smaltiscono gratuitamente, cosa che non accade purtroppo per tutti i tipi di rifiuti. Poi infatti ci sono, per questo tipo di raccolti, i vantaggi sono tantissimi. Tu ti ricordi qualcuno di questi vantaggi? Il fatto che un litro di olio buttato nel lavandino ti va a inquinare su una superficie di 7-8 campi da calcio, quindi alla fine abbiamo un beneficio enorme dal fatto di recuperare. Oltre che non inquiniamo, ma comunque viene riutilizzato, e questa è la cosa importante del rifiuto, tra virgolette. C'è una possibilità di non inquinare l'ambiente, di riutilizzarlo per fare qualche altra cosa. Non solo, poi dopo si viene utilizzato per creare lubrificante per auto e vari strumenti agricoli, e poi viene utilizzato anche per creare il biodiesel, quindi carburante del tutto ecologico e non inquinante. Vabbè, poi non solo, si creano ovviamente, come per tutta la raccolta differenziata, tantissimi posti di lavoro, quindi abbiamo solo da guadagnarci in questo periodo. Ora abbiamo raccolto in tutto 80 litri, abbiamo 59 persone hanno voluto partecipare al concorso, quindi mo faremo l'estrazione tramite il sito internet, andremo su sito internet random.org, vediamo, random. È un sito dove semplicemente mettiamo un numero, dal numero iniziale al numero finale, e ci uscirà un numero estratto in modo del tutto casuale, per far vedere che non siamo noi a scegliere. È stato un po' che la connessione è un po' lenta. C'è andato intanto a un'altra riflessione. Una riflessione è che la gente poco conosce questa possibilità di riciclare l'olio esausto, e dobbiamo dire che l'olio che è possibile riciclare è solamente quello vegetale, che è importante non mettere nelle lattine altro tipo di olio che non sia altro quello della frittura. È importante diffondere e fare questo tipo di eventi, diciamo, pure se diciamo un po' lontano nel tempo, perché la gente comunque viene sensibilizzata. Infatti molte delle persone che sono venute al gazebo a chiedere informazioni non erano proprio all'occorrenza, diciamo, non conoscevano che il comune di Bacoli, diciamo, nel comune di Bacoli si fa questo tipo di raccolta. E vi ricordiamo una cosa pure molto importante: è stata fatta una mozione da parte pure delle varie associazioni, è stata portata in consiglio da Giosi della Ragione delle Schiavo, e verranno installate delle contenitori dell'olio come quello che è stato portato qui, ora non ci sta più, e saranno quel presidente della Federa Lavoro. Complimenti. Una sua considerazione. Niente, direi che è una cosa altamente meritevole, e poi vedo che voi avete raccolto in un giorno quello che noi raccogliamo in un mese. Quindi ora l'estrazione di chi ha vinto il premio, una mano simbolica, tra i vari partecipanti. No, stavo dicendo che poi verranno installate varie tanichette un poco per le varie frazioni di Bacoli, in modo del tutto gratuito, grazie alla mozione che è stata fatta. Giosi, guarda, il premio qui è stato messo il numero da 1 a 18 e ora verrà estratto un numero del tutto casuale. 1 a 58. Il 34. 34. Riesci a vedere? Dove? Qua, vedi, 34. Ok, 34, sì. I numeri totali erano 59, eh? 58. 58. Vediamo, 34 chi è? Trasparenza. 34, visto che ha portato qualcuno che ha portato più olio. Vediamo chi è. Coscia Stefania, che dopo chiamiamo. Cosa ha vinto? Facciamo vedere il ticket. Ha vinto non solo la torta che sta lì, una caprese, una tanichetta dell'olio, e inoltre ha anche vinto un buono spesa. Questo. Molto ben fatto. Okay. Buono spesa offerto dalla Salumeria Iliana, un buono di 30 euro. Ok. Vabbè, ciao a tutti e buona raccolta differenziata.